Bentrovati a questa nuova puntata di Talk Sicilia. Affronteremo un tema che dovrebbe essere al centro dell'analisi politica proprio di questi giorni, di questi mesi, che siamo proprio in piena campagna elettorale, ma che invece viene lasciata ai margini. Parliamo di un aspetto importantissimo, perché i soldi sono sempre un aspetto importantissimo, soprattutto per quanti vivono appunto soprattutto in questa martoriata terra, ed è il problema della desertificazione degli sportelli bancari, chiamate così, perché ieri proprio la FABI ha fatto un appello ai candidati alla presidenza della regione, chiedendo proprio massima attenzione su questo tema. Uno ha risposto, gli altri sei. 6, 7 non hanno al momento risposto. Adesso cercheremo di affrontare questo tema parlando proprio con i vertici della FABI del nostro territorio, e vediamo appunto di comprendere qual è lo stato della situazione. Allora, abbiamo in studio con noi Carmelo Raffa, che è il coordinatore regionale FABI Sicilia, e Gabriele Urzi, che è il segretario provinciale della FABI. Allora, cominciamo proprio con il coordinatore regionale. Ieri una nota, una lettera aperta appunto a quanti si stanno candidando per ricoprire il posto più importante alla regione, come appunto presidente della regione. Che cosa avete scritto in questa lettera? In questa lettera abbiamo evidenziato il problema della mancanza di sportelli in tanti comuni. A livello nazionale ci sono 4 milioni di persone che non godono di uno sportello vicino a casa propria. A livello siciliano sono 320.000 le persone a cui mancano gli sportelli, che sono 132 comuni privi di banca. A questo punto praticamente noi abbiamo denunciato diverse volte il problema. Il problema è che secondo noi anche assume un aspetto giuridico, perché le banche dovrebbero essere condannate da parte della magistratura, perché la banca è un servizio pubblico essenziale. Abbiamo anche dei pareri, e in più, oltre ad essere un servizio pubblico essenziale, la banca di solito svolge un carattere sociale, che ha rinunziato a farlo praticamente, perché quando si parlava di Diciamo che banca, si parla continuamente di truffe, si parla di di truffa, perché problemi. praticamente le banche che cosa stanno facendo? Stanno cercando di indurre tutti i clienti ad avvalersi del digitale, il digitale selvaggio, cioè a dire attraverso i telefonini oppure il computer fare le operazioni. Ciò significa che le persone anziane o quelle meno preparate, e sono tante, hanno paura di usare questi sistemi, perché questi sistemi possono costituire dei pericoli, di cui parlerà anche il collega Gabriele Urzi, sui pericoli che costituisce. No, infatti io mi riferivo proprio al problema proprio sociale di cui facevamo appunto, di Il cui si parlava. problema sociale è che il povero pensionato praticamente si deve recare a chilometri e chilometri di distanza per fare un'operazione bancaria, per prendere la pensione, per fare un bonifico, per fare un deposito, tutto quello che ci sta nella banca. Quindi, Per non parlare delle aziende, che sicuramente hanno dei grossi problemi, no? le aziende hanno grossi problemi e li vogliono scaricare sul personale, praticamente, quindi tagliare, tagliare, tagliare per personale, come hanno fatto in questi anni. Praticamente. In Sicilia dal 1990 ad oggi ci sono meno 20.000 posti di lavoro nel settore bancario. Sì, perché questo io volevo dire, dico, si parla sempre del fatto che chiudono gli sportelli, ma anche quelli aperti non è che sono proprio, diciamo, funzionano benissimo, diciamo, perché dico, in banca abbiamo visto adesso, prima c'erano le bellissime postazioni, 5-6 posti, adesso se ne trovi uno o due massimo, già sei fortunato, anche negli sportelli più prestigiosi, no? Sì, tutto è fatto ad usum Delfine, scoraggiare il cliente a andare presso lo sportello a fare l'operazione, perché se un cliente praticamente deve andare in una banca e ci impiega un'ora e mezza per fare un'operazione, a questo punto dici: io devo trovare un'alternativa, quindi o attraverso il bancomat o attraverso il telefonino praticamente mi debba adeguare.
Quindi è per forza praticamente un'educazione forzata che la banca vuole fare sul cliente per dire tu non devi più mettere piede in un'agenzia della banca, ma devi fare da te tante operazioni. Diciamo che la pandemia in questo però ha aiutato le banche, no? Perché dico, la pandemia Senza con dubbio le banche ne hanno approfittato pure mandando a casa a fare il lavoro, il smart working, tanti colleghi. Di ciò molti ne hanno beneficiato, tanti invece praticamente non si sentono beneficiati perché preferiscono andare sul posto di lavoro e non stare a casa magari con tutte le cose che ci sono, perché la banca si fa presso lo sportello bancario, non a casa propria. Vabbè, ci sono alcune cose che comunque si devono per forza fare in banca, dico non si possono fare online, dico, ci sono delle operazioni, delle pratiche che si devono istruire, che ci vuole per forza il consiglio, il parere tecnico anche di un operatore preparato, no? Sì, occorrono operatori preparati e ci sono, perché la banca le assunzioni che fa li fa scrupolosamente, quindi prende persone prevalentemente che hanno 110 o 110 lode, che conoscono bene l'inglese, che conoscono i mezzi tecnologici praticamente avanzati. Quindi da questo punto di vista abbiamo colleghi preparati per dare risposte adeguate alla clientela. Quindi noi ieri che cosa abbiamo fatto? Abbiamo scritto una lettera a tutti i candidati alla presidenza della regione affinché esaminino il problema e diano anche una risposta. La risposta dovrebbe essere questa: se io vengo eletto praticamente, come ha fatto praticamente, lo ringraziamo, una persona molto preparata nel settore che è Gaetano Armao, che Che è l'unico che ha attualmente risposto al momento. è vicepresidente della regione e assessore all'economia, ha detto prontamente praticamente, che cosa può fare un presidente della regione appena eletto, E cosa può cioè dire si fare? deve mettere in contatto con l'ABI, l'associazione delle banche, affinché possibilmente riapra alcuni sportelli che sono stati chiusi e non continui a chiudere sportelli nei comuni, perché significa che se non ci sono sportelli in determinati comuni, alcune persone vanno via da quel comune, quindi si amplificherebbe la cosiddetta desertificazione dei territori montani, dei territori praticamente dove la gente va via. Quindi a questo punto praticamente la politica deve dare anche una risposta al problema. È un problema di carattere sociale che investe la politica e investe le banche praticamente, che quando dicono qualche cosa dicono che si occupano del sociale. Li dobbiamo mettere alla prova. Da oggi in avanti voi banche non dovete parlare soltanto di digitalizzazione selvaggia, ma dovete dare una risposta ai poveri vecchietti praticamente, che stanno lì ad aspettare e vedere come possono fare un'operazione praticamente minima. Anche perché attorno agli sportelli bancari sono nate realtà, sono nate aziende, sono nate attività, un'imprenditoria sempre. Dico, quindi questi sono punti fondamentali, secondo me, in un territorio. Senza dubbio, perché se uno deve andare a richiedere un mutuo per comprare una casa o per ristrutturarla, per fare le cose, non deve spostarsi a 30-40 km di distanza dal comune da dove risiede. Quindi ci deve essere un servizio sul luogo, cosa che attualmente praticamente comincia a venire meno, perché le banche continuano a sopprimere sportelli, a eliminare personale e tutto il resto. Gabriele Urzì, allora affrontiamo questo tema invece importante, anche importante come quello che ha espresso poco fa Carmelo Raffa, il problema delle truffe, perché la FABI in questo è sempre presente, perché più volte sottolineate appunto l'importanza di questo aspetto, perché sono tantissime, sono sempre numerose, lavorate anche insieme alla Polizia Postale. Allora, perché quindi è importante lo sportello bancario, soprattutto per gli anziani, e non lo smartphone o il computer? Ah, sì, un po' riprendendo quello che ha detto Carmelo, questa corsa sfrenata, cioè è ovvio che le banche sono delle aziende che insomma, stanno al passo con i tempi, no? Come tutti. Io penso che ognuno di noi quando doveva fare un viaggio prima andava all'agenzia di viaggi. Io mi ricordo che i biglietti ce li faceva l'agenzia di viaggi, ormai credo che pochissimi facciano questo, è cambiato tutto e si va. Però
La banca ha seguito, come dire, l'evolversi della tecnologia, quindi non è che a noi ci scandalizza il fatto che si ricorra anche ai canali telematici e digitali. Il problema è che si è complice, come è stato correttamente detto, la pandemia, che purtroppo aspetti positivi non ne ha, però ci si aspettava che nei momenti di difficoltà l'uomo si ingegna e viene fuori qualcosa di buono. Nelle banche di buono è venuto fuori pochissimo, anzi quasi nulla, perché questa è stata l'alibi, la scusa per spingere in maniera sfrenata sulla digitalizzazione, sul ricorso a strumenti che, se per una fascia di popolazione, non è neanche una questione di età, perché il ragazzo può essere bravissimo a stare sui social, ma essere completamente come dire, poco preparato a utilizzare le app, che le banche, le applicazioni, i canali digitali, che sono ormai estremamente sofisticati, perché si può fare di tutto, e questo da un lato è una bellissima cosa, dall'altro è un grande pericolo. Quindi c'è questa spinta eccessiva che ha procurato. Mi piace precisare una cosa: le agenzie di banca che vengono chiuse, parlo della mia così sono sicuro di non sbagliare, Unicredit, non vengono chiuse perché sono poco redditive, nella maniera più assoluta. Cioè, c'è una campagna generale che non riguarda di disinformazione, cioè no, chiudono la banca perché è come il negozio, chiude perché. No, non è così. Cioè, le agenzie vengono chiuse per quella politica che richiamava prima Carmelo, molto miope, devo dire, che bisogna scoraggiare l'utenza ad andare in banca. Ora, se questo può essere già, è grave per tutti. Però per una fascia di popolazione, ripeto, la più anziana, la meno preparata, la meno scolarizzata, che non sono colpe, pensiamo a persone che vivono nei centri dei paesi dell'interno, insomma, dove c'è una cultura che è quella, dove la mattina uno scendeva, andava alla posta, andava in banca. Cioè, Unicredit, che ha raccolto per esempio l'eredità del Banco di Sicilia, Cassa di Risparmio, in qualsiasi paese sperduto, e la Sicilia sperduto non in senso negativo, tu andavi e c'era l'agenzia di banca. Ora ci può stare che nel tempo ci sia una riduzione dei punti vendita, ora si chiamano punti vendita, già questo fa capire di che cosa stiamo parlando, però in maniera veramente spropositata si è messa in difficoltà una larga fascia di utenza con i problemi che erano quelli a Anche cui perché il problema accennavo. appunto è Le la truffe informatiche, ormai c'è chi per lavoro la mattina si sveglia, prima c'è il rapinatore di banche, ora ci sono ancora per fortuna un po' meno, un po' diciamo. meno, anzi abbastanza. In maniera sensibile si sono ridotte le rapine, ma purtroppo ci sono sempre. Ma ci sono le rapine informatiche, fatemele chiamare così, che sono anche meno rischiose, perché poi anche il delinquente, sempre delinquenti sono, chiamiamoli con nome e cognome, però rischiano anche molto meno, perché una cosa è andare a fare una rapina con la pistola in mano, anche finta, una cosa è mettersi davanti a un computer, magari in un posto inarrivabile perché sono difficili da individuare. E purtroppo ormai c'è l'ingegneria informatica applicata al male, cioè prima ti arrivava la mail sgrammaticata, era scritta proprio in italiano e tu capivi subito che era una cosa, una falsità. Una fake. Ora invece ti arrivano dei messaggi che sono in tutto e per tutto simili a quelli che ti può mandare la tua banca o la tua assicurazione o la tua finanziaria. E che ti aprono l'ambiente informatico, Che che è uguale. assolutamente, forse in alcuni casi è una battuta, li faccio anche meglio, no? Più curato, e quindi la persona poco attenta ci casca, Inserisce le inserisce, credenziali. che è una cosa che non si, ne abbiamo parlato tante volte anche nelle Esatto. vostre trasmissioni, nelle vostre testate, non bisogna mai fare, nessuno ti chiederà mai, come nessuno ti chiederà mai di mettere il codice del bancomat da qualche parte, però purtroppo la persona poco attenta, stiamo tutti sempre col telefonino in mano mentre facciamo altre cose. Basta un Spero. click, no? Basta, Basta un beh, click e esattamente, basta un click ed è fatta. hanno rubato tutto. E hanno rubato tutto, quantomeno prima che si attivano i blocchi necessari, si riesce Abbiamo dei si fanno dati danni ingenti. su questo tutto? Dico quanto. Recentemente sono stati pubblicati, i dati sono sempre con un anno di sfasamento, i dati del 2021, credo proprio da parte della Polizia Postale, e le truffe informatiche sono aumentate del 27%, non è poco, Che già non erano rispetto tanti, alla, già non erano che poche ci avevamo prime, ma visti, un esatto. ulteriore aumento del 27%, cioè è diventato un problema sociale, cioè oltre al problema sociale della chiusura, sono esattamente correlati.
Cioè, uno, l'assistenza che non si dà più ai privati. Ogni mattina sento altre regioni private e imprese, però poi non si fa, si fa molto poco, non voglio, mi fermo qui, sia per i privati che per le imprese. Una delle cose che non si fa è che gli stiamo togliendo gli strumenti finanziari di aiuto. Io penso a un imprenditore, oltre che una famiglia, un imprenditore che si deve spostare perché sicuramente ha bisogno di una consulenza di un certo tipo, soprattutto se è un'azienda di un certo tipo, e deve fare 60-70 km per andare a parlare con il funzionario, il direttore, il dirigente che si occupa della sua, o semplicemente col collega che si occupa della sua pratica, della sua azienda. Facciamo qualche esempio pratico di truffe, cioè proprio questo phishing, diciamo che si... Ma è quella più diffusa, no, quella più diffusa, sono una di quelle che è stata perfezionata è quella mediante SMS, no? Che è più rapida, perché la mail magari no, l'SMS ti arriva, qualcuno ti dice in maniera molto professionale che c'è una truffa, che potresti essere vittima di una truffa, di cliccare il famoso link di cui si parlava, e lì è fatta, ti si apre l'ambiente della banca, e lì noi stiamo preparando un decalogo che diffonderemo, lo fa già l'ABI, lo fanno le banche, lo faremo anche noi, abbiamo insomma una rete capillare per raggiungere, oltre che i nostri colleghi, anche all'esterno della clientela. Non bisogna mai, se lì, non bisogna neanche aprirle, ecco, non bisogna buttare l'SMS. Bisogna, proprio, esattamente, cioè non, subito l'SMS. Purtroppo siamo abituati a riceverne tanti da parte di chiunque, del fornitore di energia elettrica piuttosto che di quello di telefonia, che riteniamo quasi normale che la banca ti scriva e ti manda. Una per esempio delle cose da fare è attivare l'SMS per ogni operazione, anche di importo minimo. Certo. Magari per alcune banche lo fanno anche pagare, ma sono soldi benedetti, nel senso che anche se fai un'operazione di 2 centesimi, ti arriva. C'è anche la operazione. Possibilità di tracciare in quel momento dove è pure il cellulare. Assolutamente, è successo anche questo. Però voi capite che parliamo di cose accessibili a una certa fascia di clientela. Sì. Un'altra fascia di clientela clicca e basta, ecco, tanto per essere chiaro. Esatto. Poi c'è un altro fenomeno di cui volevo parlare, quello degli articoli da scritti online da diversi siti, anche alcuni proprio improbabili, dove praticamente si mette in allarme il correntista che possono prenderti i soldi dal conto corrente, che entrano tutti a guardare quanti soldi hai, tutte notizie che creano allarmismo sicuramente e diciamo velatamente, no? Danno poi la possibilità, magari sotto poi c'è la possibilità di investire in borsa, di investire in azioni. Dico, possiamo dare un messaggio di tranquillità a chi è che c'è un conto corrente, che nessuno gli viene a togliere i soldi? Possiamo fare una battuta e un messaggio di tranquillità. La battuta è quella foto che circola su internet del medico che dice: se vi siete curati su internet, su Google, non avete bisogno di me. E stiamo parlando esattamente della stessa cosa. Tu hai detto bene, la provenienza, cioè intanto guardare, certo, che sito sto guardando. Se sto guardando quello di una testata giornalistica nazionale, dico, ci può, magari ha ma una vengono certa... rilanciati da improbabili, no, esattamente. Ma vengono rilanciati anche poi da... vengono esattamente, sì, perché attraverso, perché un po' motori di ricerca importanti, e non questo, diciamo questo, che veramente... questo mi preoccupa un po', esatto, onestamente. Questo mi preoccupa un po' perché la gente, il primo io, è portato, dice, vabbè, l'ho visto su, ora non voglio citare, no, perché dico poi magari... non citiamo i motori di ricerca, esatto, non si sa mai, però il discorso qual è? Che si fa molta, cioè, c'è sempre qualcosa dietro, no? Cioè nessuno guarderà mai quanti soldi hai sul conto corrente, nessuna banca può prelevare denaro sui depositi dei clienti, ma ci mancherebbe. Quindi sono assolutamente delle notizie false, e anzi su questo ora poi insomma magari ci ritorneremo, perché purtroppo poi quando si parla di soldi si accendono tutte, no, esatto, i palcoscenici, quando si parla di altro no, ma appena si parla di banche e di soldi, soprattutto per ora che insomma se ne parla anche a volte a sproposito, ma sono notizie assolutamente false, che poi le banche ti invitino oggi per una serie di motivi che insomma apriremo un capitolo lungo, a non tenere i soldi sul conto corrente, a investirli, questo è un discorso. Ecco perché dico, dietro c'è sempre qualcosa di qualche poco... cosa di sa. Carmelo Raffa, per ora stiamo vivendo un periodo, diciamo, di inflazione, spread alti. Cosa sta cambiando per quanto riguarda i tassi di interesse? Vediamo di far capire.
Poco fa Gabriele accennava al fatto che le banche quasi quasi non vogliono i depositi. Praticamente. Da un po' di tempo le cose stanno cambiando, perché una volta che la Banca Europea ha innalzato i tassi, e poi qui attualmente per la questione politica si è aperta la questione spread, cioè a dire che i titoli di Stato di giorno in giorno praticamente aumentano di interesse, praticamente, perché se, ho visto ieri che un decennale praticamente BTP rende il 3,90%, praticamente. Quindi, fino a qualche tempo fa rendeva l'1,50%, quindi Quindi c'è sta stato aumentando questo. oltre il doppio di interessi. Quindi, a questo punto le cose stanno cambiando, però c'è un'inflazione galoppante, un'inflazione praticamente dichiarata e una nascosta, perché se vediamo attualmente praticamente i prezzi delle materie prime aumentano di giorno in giorno praticamente, e quindi i lavoratori, i cittadini e tutto il resto purtroppo in questo modo non possono più andare avanti. Con le bollette del gas, della luce, che sono quadruplicate rispetto praticamente all'anno scorso, ci troviamo tutti in enorme difficoltà. Quindi questi governanti, anziché parlare, debbono agire, debbono fare. Debbono togliere anche praticamente le tasse sulle bollette, debbono intervenire presso i fornitori di gas e di energia elettrica, che per la maggior parte di questi sono di natura pubblica, non di natura privata. E quindi agevolare le imprese, perché molte imprese rischiano di chiudere da un momento all'altro, mandando tanti lavoratori in piazza disoccupati a protestare. E occorre serietà in politica. Di questa serietà praticamente noi abbiamo accennato anche ieri, perché esigiamo che i candidati alla presidenza della regione, se hanno a cuore gli interessi dei territori, debbano pronunziarsi sulla questione anche degli sportelli, Certo. sulla chiusura degli sportelli bancari. Se vogliono fare qualche cosa, non vogliono farla. Fino ad oggi abbiamo visto, in effetti, negli anni precedenti, che all'Assemblea regionale sono state approvate due mozioni, una del centro-sinistra, che era firmata da Giuseppe Lupo, e l'altra del centro-destra da Arrigò. Poi c'è stata praticamente una presa di posizione sempre di Armao. Negli ultimi mesi è intervenuto finalmente il presidente uscente Musumeci, dicendo che non è corretto che le banche continuino a chiudere gli sportelli e quindi l'ABI deve agire in tal senso. Quindi ora chiediamo a questi candidati alla presidenza della regione, nell'interesse non dei bancari soltanto, ma della comunità siciliana, che cosa vogliono fare? Vogliono intervenire presso l'ABI affinché la smetta di chiudere gli sportelli, che imponga alle banche di non chiudere più sportelli nei territori praticamente, oppure se ne fregano. Quindi ora Armao si è pronunciato, aspettiamo che lo facciano gli altri candidati. Bene, allora con questo accorato appello io chiuderei perché appunto il messaggio è stato chiarissimo, arriverà sicuramente. Allora io ringrazio davvero Carmelo Raffa che è il coordinatore regionale di FABI Sicilia per essere stato nostro ospite, Gabriele Orzì, il segretario provinciale della FABI, da Ignazio Marchese, l'augurio di una serena giornata.